sussurra? Perché non si gride più. Si gride nel mercato, però non si gride più in casa, penso. Si ascolta, si vede, si prende, si risponde. Si risponde. Personaggi, dai poeti ai pazzi, che sono presenti sempre. Per esempio ieri abbiamo avuto la principessa Niscemi, che diceva: ah, mi farebbe molto piacere tornare nella mia città per fare una particina. È un desiderio di una palermitana, che sì, per favore, può venire gratuitamente, perché ci sono anche altri casi che sappiamo bene, dove si propone la gente per dire: ecco, mi prendi tutto il gruppo a una cifra tot, poi ti partecipo. Non so se questo è un argomento più vero riguardando Palermo, o se è veramente una palermitana o un palermitano che dice: lo faccio con tutto il cuore e con tutto l'amore nei confronti di quella città. Qui accanto, per esempio, ho un caro amico, perché altrimenti non farei i film se non ci fossero gli amici, che viene dalle Madonie. Quindi lui, dalle Madonie, sicuramente sa sempre molto di più di Palermo di quanto lo saprebbe un nobile di origine tedesco, essendo venuto qui 300 anni fa. Le location di questo film sono tutta Palermo, però centro storico. Capo, quindi cattedrale, Vucceria, quindi qua, Vucceria nel senso anche di un cattolicismo che è pesante, tempi di Beati Paoli, il centro nobile, Via Loro, la Magione, Calza, e il quartiere più antico di Palermo, Vallarò. Rapporto con Palermo è lungo, mezza vita. Anche se Palermo stesso è cambiato, l'attenzione non è cambiata, perché il palermitano non cambia. E questo che è il mio rapporto. Quindi è una scuola d'attore. Questo film lo faccio per me in seconda persona, per la televisione tedesca, per il pubblico tedesco, per il pubblico mondiale e soprattutto, forse sperando, anche per il pubblico palermitano, per la dimostrazione che non c'è l'obbligo di fare sempre un film per la mafia o contro la mafia. Facciamo un film per la vita, quindi facciamo un film anche per divertirsi. Thank you.